Signore e signori, buonasera. Buonasera. Bentornati su Quiz di Storia, e il debutto ci sta anche bene perché andiamo proprio indietro agli anni 60, 70, anzi 70. E parliamo di un momento particolare degli anni 70. Sì, siamo prima del 74, poco prima del 74, precisamente prima del 12 e 13 maggio del 74, quando si tenne un referendum abrogativo della legge che consente tuttora il divorzio in Italia. La legge era stata emanata, era stata votata dal Parlamento negli anni nel 70, la legge era la 898 del 70, chiamata legge Fortuna, in realtà Fortuna Baslini, dietro alla quale in realtà c'era anche il nostro indimenticabile Marco Pannella, e una serie di gruppi di opinione, di partiti si erano coalizzati nel tentativo di cancellarla con un referendum. E questo disco, questo vinile, 45 giri suppongo, si riferisce proprio a quel periodo lì ed era una propaganda per far abrogare questa legge. E oggi girerebbero le mail, allora si regalavano, ipotizzo. La cosa strana che ho trovato esaminando il tutto è che sul disco c'è scritto che è vietata la riproduzione, vietata duplicazione pubblica. Ma se faccio una cosa di propaganda e questi la duplicano, mi fanno soltanto un favore. Questo è misterioso. No. Editrice Paolini, invece io leggevo riflessioni a voce alta. Perché se fosse sottovoce non si sentirebbe niente. Cioè, che cosa fai? Una riflessione a voce bassa? Allora, disco con riflessioni a voce bassa. Noi cioè, abbiamo... che cavolo servono? A voce alta, infatti, ho sentito alcune parti, adesso qui non abbiamo un giradischi per farvele sentire, e la voce è ben impostata. Sapeva leggere questo padre Mariano. Padre Mariano da Torino non era una persona da nulla, nel senso che è una persona sicuramente capace. In realtà si chiamava Paolo Roasenda, nato nel 1906, già laureato in lettere nel 27, quindi a 21 anni, e vinto il concorso per l'insegnamento nel 28. Era definito, come probabilmente era, il più giovane professore di greco e latino d'Italia. Quindi sicuramente una persona capace. Al di là degli orientamenti politici che adesso, soprattutto, più facile, appaiono alquanto retro, diciamo così, conservatori. Ovviamente ai tempi si diceva che il mondo sarebbe finito se non si fosse abrogata questa legge. Distruzione della società. La società sarebbe sfasciata, invece poi siamo andati avanti fino ad oggi. E questa frase la si risente ogni tanto quando c'è da modificare qualcosa. All'interno... Abbiamo anche questo stupendo... È il testo. È il testo del disco. Per chi fosse audioleso... Ma in più ho notato questa cosa, che questa è solo una sintesi, l'approfondimento lo trovi nel 33 giri. Sì, avevo visto. Quindi se uno non si fosse divertito a sufficienza ascoltando un 45 giri di padre Mariano che parla del divorzio, ti voglio parlare del divorzio e te ne voglio parlare con obiettività. Basta un briciolo di buonsenso e l'uso della ragione per capire che il divorzio è un rimedio sbagliato per un male vero, la crisi di un matrimonio sbagliato. Facciamo vedere anche ai nostri telespettatori questa cosa che... Lo stavo leggendo dal testo. Va benissimo, perché se apriamo, ricordo che c'è una zona nel lato B in cui dice che le società avanzate, quelle che venivano ritenute avanzate per l'epoca, qui che dice che spesso i divorziati devono collarsi il mantenimento di due famiglie, la vecchia e la nuova, e storia di sofferenze individuali, familiari, sociali inenarrabili, incomparabilmente più gravi e pesanti, più vaste e dannose delle sofferenze che senz'altro anche l'indissolubilità del matrimonio porta con sé. A un certo punto dice anche... Non ci va leggero, Che... Bello diretto. Vabbè, sicuramente era uno in grado di parlare, poi sulle opinioni si può discutere. Da qualche parte dice anche che certamente queste società presunte più avanzate hanno il divorzio, ma hanno anche il problema della droga, il gangsterismo, tutta una serie di cose. E quindi vogliamo avere anche queste cose anche noi? Adesso non riesco più a... Eccolo qui. E non riusciamo più a trovare il dov'è questa bella trovata del gangsterismo, che era molto molto divertente. Ma a parte questo, questa cosa è fallita perché il referendum
ha avuto soltanto 40% dei voti contro il 59% di quelli. Ma il quorum è stato raggiunto. Raggiuntissimo. Che è già una vittoria, nel senso che il quorum nei referendum. Perché la cosa era così equilibrata che tutti sono andati a votare e la cosa non è passata. Alla fine, perfino settori della Democrazia Cristiana erano contro il referendum, erano per il mantenimento del diritto del divorzio. Tra questi ho trovato, oltre alle ACLI, Prodi, un giovanissimo Prodi, schierato sostanzialmente a favore del divorzio. Ma mi raccontavano anche, non so se il professore può confermarmelo, che alcune parti del Partito Radicale, provando ad andare a trattare con chi voleva abrogare la legge, si dice se la discussione finì sul ok, facciamo così, che il matrimonio in chiesa è indissolubile. Quello invece civile, sì. E a quel punto dice, no, perché sennò nessuno si sposava con lei neanche più. Anche se i democristiani erano arrivati a questa via di mezzo, piuttosto che perdere, facciamo così, quello religioso non è dissolubile, quello invece civile, a quello lì si può... ma il rischio era che tutti andassero a sposarsi non in chiesa, non nella certezza della cosa, e quindi perdevano anche Andreotti, quando ha capito il meccanismo... Detto, ok, andiamo al voto e vediamo cosa decidono gli italiani. I vinili, i dischi... parlati a me piacciono molto, perché c'è proprio un pezzo di storia dentro, raccontata, è proprio proprio bello, la canzone la si può trovare, questi non sono riusciti a trovare su YouTube ed è difficile reperire il messaggio, che può piacere o non piacere, ma è un pezzo di storia importante del nostro paese. D'altra parte, se non fosse un briciolo di storia, non sarebbe qui, assolutamente, perché noi spesso, a volte, quasi sempre, diamo delle cose, insomma, vabbè, alterniamo, dai, ok, va bene. Tutte cose che contengono storia. Sì, ho capito. Altrimenti... quando finisco di usare queste scarpe, le recensiamo. C'è la mia storia in quelli. Salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima.